Buonasera signore e signori, sono Esci 88, benvenuti con la parte numero 35 della nostra guida a Pokémon Bianco 2. Riprendiamo all'interno della Via Vittoria, affrontando un po' di allenatori qua e là. Un Metang incredibile. Allora, per Metang io metterei Nami direttamente. E siamo qua oggi appunto nella Via Vittoria. Manca ancora un po' per finirla, anche perché siamo appena entrati. E speriamo comunque sia di allenare i nostri Pokémon in vista appunto dell'imminente scontro contro i Super 4, che non so né che Pokémon hanno e né anche come si affronteranno, cioè se si possono decidere chi affrontare per prima o per dopo o altro. No, lasciamo Nami, perché ha sgranocchio e appunto è fisica e ha molto attacco fisico. Ancora, che palle con questa mummia. Allora, attacco speciale, la difesa, va bene, non mi frega. Tanto sempre difesa speciale. Super efficace, grande Nami. La squadra devo dire che si sta comportando abbastanza bene. Come dicevo nella scorsa. È già fatta, è già finita. Comunque sia, come vi dicevo nella scorsa parte, la squadra si sta comportando abbastanza bene. Devo adesso calibrare un po' le varie debolezze. Magari dovrò andare a acquistare qualche ferro, zinco, carbone, robaccia varia. Vedrò un po' di calibrare, ma penso che comunque sia come statistiche ci siamo, ecco. Mamma mia, però è troppo veloce, troppo veloce. Se è forte solo te, Zubat, dai. Sei a livello 54, c'è cioè lì 100 ovviamente. E farò Lilligant. E grazie. Farò appunto arrivare almeno tutti a livello 55. Chi non ci arriverà prima della Lega Pokémon, faccio qualche allenamento fuori video. Anche perché non so veramente se questi sono a livello 55 gli allenatori. Mi immagino quelli della Lega Pokémon almeno a una sessantina saranno, quindi quello è proprio ovvio. Spero di no anche, ma cioè, è ovvio. Perfetto. No, non l'ha battuto. Mi ci vorrebbe anche, com'era? Extreme Rapid in inglese. C'era quell'attacco extra rapido, ecco, che imparava Nami. Lo potrei togliere a posto di onda calda per avere un. Ma come evita l'attacco? Non può evitare l'attacco, cioè. Boh, vabbè, è andato a capo lo stesso. Per avere una precedenza sull'attacco, ma mi sa che non la impara Nami in questa versione. Allora, vediamo un po'. Liver pozioni. Una e due. Jellicent perché è un po' lenta come Pokémon, perché altrimenti sarebbe, cioè non sarebbe malissimo. Pokémon di tipo acqua sono sempre un po' lenti, non tutti, ma questi dell'ultima generazione secondo me sì. Allora, affrontiamo questo allenatore, voglio vincere e dopo. Ha sempre due Pokémon, Whiscost. Ah, ma qui si parla di Pokémon erba, di Pokémon in erba. Allora, mandiamo Nami di nuovo. Whiscott è molto carino. Whimsicott è molto carino come Pokémon. Mi piace molto. È veleno polvere. Ma che palle però, eh. Ma non si può, le. Oddio. Dai, per favore, usa Rogodenti. Vento in coda, perfetto. Attaccheranno prima loro. Ma lo vedi? Ma come si fa? Dovrò potenziare l'attacco fisico di Nami assolutamente, che se no. Siamo onda calda, vabbè, tanto. Retromarcia, wow. Tu sì che sei un allenatore. Unpheasant, vabbè, tanto ti becchi un'onda calda lo stesso. E vediamo quanto gli toglie. Ma abbastanza. Allora, a questo punto userò il traggio perché non ho voglia di pigiare tutti i tasti. L'attacco oltraggio è spettacolare, è veramente bello come grafica. 3700 punti esperienza. No, voglio cambiare Pokémon. Whimsicott. Gigassorbimento. Mamma mia. Che tragedia. Vabbè,
vai, Nami, vai. Grandissimo. Sale a livello 54, Nami. Perfetto. Già licente, ci avrà poco al 55. Quindi si evolverà dopo. Usiamo una ricarica totale. Abbiamo 37. Perfetto. Ok, ritorniamo all'interno di questo bosco e usciamo allo scoperto. Wow, ganza questa. Questa cosa è molto divertente. Allora, se c'è qua niente. Uno strumento. Oddio! Altaria! Mamma mia! Come si fa? Come si fa? Come si fa a non catturare questi Pokémon? Come si fa? Come si fa? Non mi possono apparire questi Pokémon adesso, perché, cioè, non possono, no, no, non devono apparirmi, non devono. Non devono. Repellente Max. Perfetto, affrontiamo questa allenatrice, il chirurgo di fiducia. Ganzo, perché si entra da un bosco a un bosco coperto, a un fuori. Ganzo, ganzo, molto divertente. Allora, Gelicent, usiamo Funiastovento contro Sigilifi. Bene, abbiamo tolto la metà, buono. Usa psichico, non sarà molto efficace. Ovviamente, peccato per il brutto colpo, perché sennò non era molto efficace. Ovviamente, cioè, rimane con uno di vita. E vabbè. Allora, usiamo il cascada. Cioè, psichico, ovviamente, per Jellicent è esausta, ovviamente, cioè, l'ha dato un E10. Che palle, ragazzi, ma come si fa? Usiamo tuono pugno, va. Boom. Brutto colpo, ovviamente brutto colpo me lo dà quando è in terra. Crobat. Contro Crobat spero di attaccare per prima, avere la precedenza con un tuono pugno, lo abbatto, invece no. Vabbè. Era ovvio che non resistesse. Sarebbe resistito, ok. Andiamo Shizuo, il primo combattimento, diciamo, preciso. Non so se psichico funzioni, anche se è veleno. Sì, ecco, infatti, penso sia super efficace. Esatto. E anche qui mi servirebbe tipo Cometa Pugno, che aveva la precedenza come attacco. Perché comunque sia un attacco stratosferico Shizuo, quindi dovremmo sfruttarlo al meglio. Io sono un medico, lascia che ti curi qua i Pokémon dopo aver affrontato una grandissima partita. Clefable a 54. Ecco, contro Pokémon tipo normale non sono proprio messo benissimo, eh. Eh no. Diamogli Fendifoglia, vediamo un po' quanto gli togliamo. Vabbè, minimizzato, ovviamente ora ci si sta 2000 anni. Vediamogli Fendifoglia di nuovo. Perfetto, usa minimizzato di nuovo. Vediamogli Fendifoglia. E vai. E ora Paggia, perché sennò ci si sta 2 anni. Ok, perfetto. Non è stato. Non ci è voluto molto. Cioè, ha fatto soltanto una doppia sberla per 4. Cioè, era ovvio. Grazie. Ok, rientriamo nella grandissima via vittoria. Affrontiamo anche questo allenatore che l'area è un po' sospetta. Gigalith, wow. Ovviamente con un surf non lo abbattiamo perché sicuramente resisterà. Vediamo un po'. Infatti, usa Terra in pesta, quindi ci darà anche noia. Ha iniziato una tira in best. Abbiamo cascata. E via. Ho guardato già lì c'è più attacco speciale. Ecco. 5737 punti esperienza. Skarmory. Grande. Skarmory mi sarebbe piaciuto. I Pokémon acciaio sono belli. E soprattutto sono duttili perché ti possono fare qualsiasi cosa. Cioè, tipo Skarmory, io gli avrei insegnato Spikes, che sarebbero le punte. Roost, che era Trespolo, all'acciaio e Dan, vabbè, danza spada, non è che gli serve a molto, ma comunque sia una mossa abbastanza utile. E penso che, cioè, contro Pokémon normali è spettacolare. Ovviamente, cioè, avete visto un attacco tipo fuoco, lo mandiamo KO immediatamente, però. Allora, strumenti, prendi, ricevi Fortunuovo e viene mandato dietro. Mettiamo davanti Capitano Kid, strumenti dai. Il Fortunuovo. Ecco qua. Perfetto.
Quindi proseguiamo, sì. Bene, doppi allenatori. Questo mi fa molto piacere. Allora, due Pokémon Hitmore. Questo è un Pokémon tipo fuoco. Molto divertente, lo utilizzavo io online perché c'era. Era molto carino. Proprio carino. Potevo mettere anche Flygon, però vabbè, dai, è uguale. Coleo Morso. Ma forte che sei allora. Usiamo gli surf. Grande. Bene. Capitano Kid sale a livello 52. Galvantula. Sì, mettiamo Capitano Kid così almeno sono elettrici tutti e due. E si fronteggiano abbastanza bene. Ok, non mi interessa delle bacche. Usiamo gli forza. Segnaraggio Electabuzz non ce l'ha. Peccato. Oh, quanto gli ha tolto, grandissimo. Bene, l'abbiamo anche paralizzato, sai, schifoso. Grande Capitano Kid, grande. Che spettacolo che sei. Best Pokémon EU. Allora, affrontiamo anche questo allenatore e poi andrò a curarli, perché altrimenti se lo vado a curare ora, tocca ritornare un'altra volta, quindi. Ma io vorrei capire, questi fanta allenatori avranno preso tutte le medaglie prima di essere qua alla Lega Pokémon? Chi lo sa? Quindi scrivetevi sui commenti, secondo voi, a questo sondaggio, avranno tutte le medaglie questi fantallenatori? Perché per essere qua e avere questi Pokémon di livello alto, dovranno avere qualcosa. È ovviamente un brutto colpo. Quindi, boh. Vabbè, attacca due volte, se ti va, cioè non c'ho problemi, Non c'ho assolutamente problemi. Non ci ho fatto, abbi pazienza. Ferrothorn. No, rimettiamo Capitano Kid. Perché ha bisogno di allenarsi più di tutti. A questo punto rimettiamo Nami. Sperando che non me lo abbatta. Se no sono cazzi amari. Dai, 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 dai. Perfetto. Usiamo gli Rogodenti. Perfetto. Qua resiste tantissimo. Grande Capitano Kid, sale a livello 53, wow. Allora, andiamo a curare la squadra. Passiamo di qua. Ce la facciamo poi, Ok. Il peggio caldo a mezzogiorno e mezzo mentre sto facendo questo commentary, un caldo pazzesco. Ok, allora, andiamo qua giù, vediamo un po' che c'è. Una strada di fuori che ci porta da un'altra allenatrice che noi affronteremo. Io facevo parte del team Plasma. Sì, dopo. Un Pokémon solo. Sosbuck. Wow, questo è bello come Pokémon. Mi piace. Il problema è che mi piace se rimanesse sempre con le stesse foglie. Cioè, invece cambia sempre. Ogni stagione gli cambiano. Non sono mai fisse. Quindi, secondo me, perde un po' di pelle. È divertente perché, ovviamente, cambia. Cioè, il coso. Eccoci. Perfetto! Cosa vuoi che sia? Terremoto, è ovvio, cioè, che è dato a 1,10. Non fossa o battiterra, terremoto. Vabbè. È molto bello come Pokémon, però appunto io lo preferisco quello d'inverno con c'ha quel manto erboso bianco addosso, molto bello. Allora, qua giù che cosa c'è? Vediamo un po'. Perché ma. Boh, vabbè. Lumino mi ha mandato. Da solo, è impazzito. Qua cosa c'è? Uno strumento? Repellente Max. Poi delle scale. Un Ultra Ball. Un allenatore. Però aspettiamo, andiamo a affrontare il dopo. Un'altra Altaria. Che palle però. Repellente Max non funziona perché mi stiamo trovando Pokémon normalissimi. Cioè, Pokémon normale che li troviamo. Allora, sì. Che cosa c'è qua sotto? Niente. C'è un ponte che collega la vecchia Lega Pokémon, probabilmente. Allora, affrontiamo lui. Non me ne frega. Io lì non ci passo perché c'è quell'acqua che dopo mi trascina giù. E mi tocca rifare tutto da capo. Swanna, perfetto. Ottimo allenamento per Capitano Kid. Che inizierà con un tuono pugno. Infatti è più veloce. Poi c'è un attacco fisico bestiale. Infatti, guardate qua. 4285 Ampharos, bella anche questo. Per chi ha iniziato con Marip, già ce l'ha Ampharos. Quindi, arrivati a questo punto, anzi, già ce l'avrà avuto da un po'. Ovviamente, forza non toglie niente. Cotto scudo, aumenta le difese.
E a questo punto mettiamo Flygon. E utilizzeremo una Geoforza. È super efficace, perfetto. Breccia è... Anche questa mi piace molto come MT. Breccia è bella. È anche folte. Allora. Ok. Sale a livello 54, Capitano Kid. Incredibile. Incredibilissimo. Allora, riusciamo e ritorniamo al percorso principale. Saliamo qua su. Un puzzle. Puzzle. 1, 2, andiamole giù. Qua che c'è? Un'allenatrice, aspettiamo a affrontare. Voglio vedere che c'è qua fuori. Un altro allenatore. Oh, ma che è? C'è una sfera poké. Lo vedi? C'è una stronzata. Vi taglio le gambe, vi taglio. Zweilous. Allora, mettiamo Inox, che comunque sia. Coda drago, fisico, abbiamo un buon attacco. Attacca Laite. Allora, coda drago ovviamente. Corpo scontro, evitiamo l'attacco tutte e due. Ho capito. Andiamo fendifoglia, va. C'è il rischio anche di brutti colpi. Bene, evitiamo anche il secondo attacco. E questa no, però. Neanche gli abbiamo tolto moltissimo, vabbè. Allora, mettiamo Nami a questo punto. Andiamo, sì, dai, Nami, e usiamogli tipo oltraggio, dai. Tanto questo penso di distruggerlo abbastanza facilmente. Usiamo oltraggio Shabang proprio. No, niente. Cioè, deve avergli tolto di più. Oltraggio di nuovo. Ok. Zweilous, restiamo tanto Nami ha un altro oltraggio dentro e lo fa fuori benissimo. Ok, perfetto. Pa, 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 Nami non sale di livello, peccato, peccatissimo anzi. Allora, vediamo un po', Qualcuno verrà spezzate le gambe probabilmente. Revitalizzante Max, invece. Doveva essere... Qualcuno poteva avere delle gambe in meno. Allora, lì c'è un'allenatrice e non ho voglia di affrontarla. Qua che cosa c'è? Ci sarà qualche strumento utile? Una caramella rara, potremmo utilizzarla anche se non ho voglia. Allora, io vi lascerò qua perché sto esplodendo dal caldo in camera mia, non ce la faccio più a commentare, veramente è troppo caldo. Come al solito vi dico, votate, commentate ed iscrivetevi. Un ciao da Ash88, ciao ragazzi!